un incontro chiarificatore, perché bisogna uscire allo scoperto, bisogna dire la verità. La politica passano, gli uomini rimangono e ognuno di noi deve lasciare un segno di ciò che ha fatto per la propria collettività, per il proprio paese. Siamo con il sindaco di Castelmola, Orlando Russo. Oggi qui si è svolto un incontro, confronto con il capogruppo dell'opposizione consiliare Raneri. Quali sono le sue considerazioni alla fine di questa assemblea? Finalmente abbiamo fatto chiarezza, abbiamo dimostrato che quello che sostiene la mia amministrazione qua accanto al Presidente del Consiglio, il consigliere Raneri e l'assessore al turismo, che quello che diciamo noi è la verità, che noi lavoriamo per Castelmola ogni giorno, che ciò che lui sosteneva era solo il frutto di bugie mediatiche che lui e il suo gruppo tentavano di portare avanti. All'inizio della stagione turistica, visto che abbiamo pure guardato l'assessore, quali sono appunto i progetti che ha in serbo l'amministrazione comunale proprio ai fini del rilancio turistico della città di Namolese? Una cosa importantissima per noi è la manifestazione che si svolgerà il 27 aprile a Castelmola dal titolo Gustare Sicilia. Cos'è Gustare Sicilia? È una trasmissione organizzata da Telecolor e Antenna Sicilia con una grande rilevanza regionale, su cui si parlerà delle emergenze architettoniche, della storia di Castelmola e delle tradizioni, e alla fine ci sarà una tavolata imbandita di 12 metri nella piazza Sant'Antonino, dove tutti i nostri ristoratori, operatori turistici potranno esporre i loro prodotti. Per me è questa la promozione di Castelmola. Signor sindaco, proprio oggi anche si è affrontato qui in questo contesto il dibattito del recupero del centro storico e della valorizzazione dello stesso. Sappiamo bene che chiaramente Castelmola è uno dei borghi più belli d'Italia. La valorizzazione del centro storico passa anche attraverso un piano regolatore generale. Quali sono appunto le proposte dell'amministrazione in tal senso? Il mio Presidente del Consiglio già sta esaminando tutti gli atti per poterle portare in Consiglio Comunale, per fare capire che questo è un centro che va conservato, che abbiamo 17 km di territorio per poter edificare. Il centro deve rimanere intatto. Diciamo, il centro di tutto è tradizioni, conservazione di quelle meraviglie, monumenti che sono nel nostro centro storico, quindi andare a correggere qualche cosa che di sbagliato sia stato fatto anche, anche per la violazione di quelle che sono le nostre strutture, diciamo, anche di vecchie abitazioni che devono essere conservate così come sono. Assessore Cacopardo, lei essendo architetto è pure un tecnico, si parla di piano regolatore, quindi automaticamente voglio la sua opinione. Grazie. Allora, la mia visione sia da tecnico ma anche da assessore all'urbanistica è quella di fare un piano regolatore ma in un'ottica contemporanea. Oggi non possiamo parlare di piano regolatore se non parliamo di pianificazione strategica territoriale, ma territoriale che non è solo Castelmola, ma quello che intendiamo fare è quello di fare anche un piano regolatore comprensoriale, perché il piano regolatore non sarà solo di Castelmola, perché andrà a incidere su Taormina e su tutto quello che è lo sviluppo locale del territorio. Noi abbiamo avviato tutte le procedure per la costituzione dell'ufficio di piano e parallelamente andremo ad adottare il piano strategico che nel 2006 ci è stato finanziato dall'Unione Europea. Una cosa molto importante che Castelmola anche sta costituendo è un osservatorio sui borghi più belli di Sicilia. Essendo Castelmola tra i borghi più belli d'Italia, Castelmola coordinerà i borghi della provincia di Messina, dove ci sarà un osservatorio permanente dove si parlerà di pianificazione strategica, di sviluppo sostenibile, di edilizia sostenibile, perché noi qui dobbiamo andare ad adottare insieme al piano regolatore un regolamento dove si parlerà di sostenibilità ambientale, di sostenibilità edilizia, di materiali ecocompatibili e di energia sostenibile. Le campagne vengono ricucite con il nuovo piano regolatore, con il centro storico, per cui non ci sarà un tutt'uno, le campagne con le loro potenzialità di sviluppo, il centro storico con altre potenzialità, ma alla fine convergeranno tutte in un unico obiettivo.
Ecco, Sindaco, proprio il suo assessore parlava di questa continuità territoriale sulla quale si punta tanto. Lei ha lavorato molto bene con i sindaci sia di Taormina che di Giardini per creare proprio questo comprensorio unico, ha lavorato sui pass che finalmente sono una realtà. Ora credo che anche sotto l'aspetto turistico bisogna puntare proprio su questo. Taormina, Castelmola, Giardini e Letojani devono essere un unicum. Qual è il percorso che lei intende intraprendere per poterlo valorizzare, forse magari per presentarlo come un unico itinerario alle future borse del turismo internazionale? Ma l'abbiamo già detto anche nella riunione a Taormina, o si fa strategia in comune o faremo tutte la fine dei galletti di Renzo, ci picchiavano mentre che si beccavano, andavano a morire. La rete deve essere Taormina come polo di riferimento, Giardini, Letojani e Castelmola, che presentano un unico programma, non tanto alle fiere, ma che presentano un unico programma agli operatori turistici, soprattutto alle compagnie aeree. Bisogna far sì di trovare, con cui stiamo lavorando insieme al presidente dell'Associazione Albergatori di Taormina, Idolo Mannella, per poter fare delle convenzioni con delle società aeree per poter spostare la gente nel nostro comprensorio del taorminese. Cominciamo a dire che noi rappresentiamo il comprensorio di Taormina. L'abbiamo detto anche quel giorno che abbiamo cercato di creare questo consorzio Taormina-Etna, su cui Taormina dovrà essere il polo di attrazione e il polo che, dove si vanno a coagulare tutte le cose importanti. Lei di recente è stato presente anche all'incontro a Taormina che si è tenuto con l'assessore regionale Michela Stancheris, quindi si è fatto il punto della situazione e chiaramente si è pensato anche di rilanciare tutto il territorio e tutta la zona. Sicuramente lei è stato uno degli attori principali di questo tipo di progetto. E a questo punto, quali sono le sue future idee riguardo a un'investizione di Taormina sul turismo in connubio con Castelmola e chiaramente anche alla luce di quello che vi siete detti con l'assessore Stancheris? Una fondazione che, dove sono compresi Castelmola, Taormina, Giardini e Letojani, ma dove i privati sono disponibili ad investire per avere anche un proprio utile. Dobbiamo lottare non solo per queste cose, insieme dobbiamo lottare per una cosa che si lotta da 30 anni o da 40 anni, il casinò. Oggi è il momento, oggi o mai più. Sicuramente il rilancio dell'economia di una città come Castelmola passa per il turismo, come è stato ampiamente detto. Castelmola ha nella sentieristica turistica e proprio nei sentieri uno dei suoi punti di forza. Si è affrontata la questione che riguarda un sentiero, ma ben sappiamo che chiaramente i sentieri sono tanti e andrebbero valorizzati, come è stato fatto di recente dal suo amico Dino Papale che ha citato col documentario della BBC sulla Trevelyan. Questo coinvolge anche sicuramente Castelmola, come ben sa. Quali sono le progettualità riguardo dell'amministrazione? I sentieri turistici ci crediamo profondamente, infatti abbiamo iniziato con quelle che erano le nostre risorse, con il sentiero che da Porta Saracene porta a Taormina, quello che è il finanziamento con le scalazze e con tutte le altre strade che non venivano pulite da decenni, che noi abbiamo fatto sì l'anno scorso e due anni fa a fare ripulire i sentieri, per quello che ci siamo riusciti a fare, perché Castelmola ha 17 km di territorio. Arriviamo alla battaglia della Trevella, è una mia battaglia iniziata ben 40 anni fa, quando ho impedito al forte Rotary Riot di Taormina di spostare la tomba dalla Trevellian, da Contrada Francese, a riportarla a Taormina, quando ho sostenuto che era violare la volontà della De Cuis trasportarla da Contrada Francese alla villa di Taormina, avendo documentato che la signora Trevelliana non aveva mai donato il giardino del comune al comune di Taormina, ma era stato espropriato e che era grazie ad un decreto del Duca Colonna di Cesarò che Taormina l'aveva ottenuto, tant'è che quel parco ancora è intitolato Parco Duca di Cesarò. Questa è una battaglia che porta avanti da 40 anni, che intendo riportare avanti ancora perché io ci credo fortemente alla nostra memoria storica. L'altro momento del rilancio passa anche attraverso la pubblicità, in questo sicuramente i documentari la fanno da padrone, non dimentichiamoci che Dino Papale, che le conosce molto bene, proprio di recente ha curato insieme alla BBC, la nota televisione inglese, un servizio sulla Trevelyan. Penso che anche creare un'interazione sul territorio su questi personaggi che hanno reso famosa la Sicilia possa essere un punto di partenza.
Ma con Dino abbiamo fatto molte battaglie assieme. Questa è una battaglia che ho iniziato 40 anni fa, che lui porta avanti da una vita. Speriamo che arriviamo a un risultato anche con una fondazione della Trevelyan, soprattutto perché mi risulta che un pronipote o un nipote è un grosso personaggio della BBC e ci possa dare una mano affinché possiamo rivalutare quei luoghi e possiamo rendere omaggio alla memoria di una nobildonna.